Allora, ciao ragazzi e benvenuti a questo video. Allora, raga, oggi voglio farvi un video che è abbastanza riflessivo, lo ammetto. È un video particolare perché vi spiego. Tempo fa, durante una delle mie live Tekken, c'è stato un utente che si è girato e mi ha fatto. E mi ha fatto: ma tornerai prima o poi a proporre altri contenuti al di fuori di Tekken? Ho detto, guarda, sì, comunque c'è Saturday Night, cioè, però chiaramente, essendo che Tekken, essendo comunque io col fatto pure della community pugliese, ho detto, preferisco dedicarmi di più interamente a questo, pure con le live, ma evitando di portare, perché chiaramente se finisco per fare come, se finisco per fare che porto 10.000 cose diverse, poi finisco che te che non mi ci metto più con l'allenamento e poi inizio a fare di nuovo schifo. Cioè, ora che comunque diciamo un minimo di gioco ce l'ho, ora che effettivamente ho imparato come fare. Il fatto che studente poi si è girato, di cui non faccio nome ovviamente per questioni di correttezza, di privacy, di correttezza di privacy, si è girato e mi ha detto, però c'era chi apprezzava il fatto che portavi contenuti diversi. E lì, raga, è cascato un po' l'asino. Già dire un po' cascalane sono sull'argomento, ma perché? Perché io effettivamente, raga, mi rendo conto che per accontentare un po' tutti sto tornando a essere più variegato. Infatti, nell'ultimo periodo vi ho portato un sacco di giochi extra. Stasera abbiamo fatto Persona 4 e in passato abbiamo fatto, vabbè, abbiamo fatto Street Fighter, abbiamo fatto Idol Showdown l'altra sera, ho riportato Blaze Blue. Ho intenzione di riportare Guilty Gear. Voglio portare Marvel vs. Capcom. Voglio riportare Marvel vs. Capcom. Ho intenzione di fare Granblue Fantasy vs. Cioè, insomma, le intenzioni ci sono, però diciamo che i fatti mi danno più ragione a me. Perché mi rendo conto che mo che ci sono due o tre utenti, sono solo due o tre utenti che guardano le mie live, indipendentemente da quello che faccio. Cioè, a discapito di un numero d'utenza che mi segue di più per quando porto solo un gioco, per quando porto solo un determinato gioco, mi sembra un po' una cavolata dire, eh no, ma c'era chi apprezzava quando eri più variegato. Che, per carità, oh, cioè, io non è che sto dicendo, no, il tizio che mi ha detto questa cosa sta sbagliando, Però, voglio dimostrarvi, sto dimostrando con i fatti, raga, che io nelle ultime live che ho visto, che ho fatto effettivamente la gente, diciamo, non è che si le cagate più di tanto. Non che con Tekken, ormai non è che con Tekken la gente mi stesse seguendo più, anche perché, raga, Tekken l'ho portato talmente tanto che veramente l'ho fatto uscire fuori, praticamente me l'ho fatto uscire fuori dalle orecchie, letteralmente. Diciamo che sono un po' capitato nella situazione tipo che è successo tipo con Zeb, che si fissò talmente tanto a portare Dead by Daylight che il suo pubblico si ruppe i coglioni. Ecco, io mi sono trovato in una situazione abbastanza simile. Chiaramente non è che mi sto paragonando a Zeb, intendiamoci, era per fare un paragone, era giusto per fare un esempio. Era giusto per fare un esempio. Quindi sto cercando di nuovo di essere un po' più variegato nel portarvi i vari contenuti. Cioè, però chiaramente, raga, io per quanto ci provi, per quanto tenti di fare l'impossibile nel portarvi qualche gioco che sia diverso da, che sia diverso da Tekken, no? Comunque, chiaramente, se vedo che l'utenza non mi segue, o vedo che comunque ho sempre i soliti 2-3 spettatori di media fissi, quando comunque, diciamo, significa comunque. C'è tutta una serie di ragioni. In primis, magari i contenuti che porto possono magari non interessare al mio pubblico, possono interessare al pubblico medio, o comunque in generale, per quanto io cerchi di fare l'impossibile per effettivamente cerchi di fare l'impossibile per essere sempre più equilibrato e far sì che la gente mi segua, purtroppo, cioè, c'è poco da fa. Io chiaramente al di là delle live, comunque io i miei allenamenti su Tekken, su Street Fighter, li porto avanti lo stesso. Non è che mi alleno o vado online solo quando vado in live, ci mancherebbe pure, perché io da giocatore non mi definisco professionista, perché
Non lo sono, non sono un professionista, però da giocatore hardcore che comunque fa i tornei, si allena, segue i matchup dei propri PG in base al gioco che va a fare, cioè che va a giocare, chiaramente capitemi pure che cioè, cerco comunque di essere costante nell'allenamento, cerco di essere, ma vabbè, al di là di questo, cioè, quindi a me, raga, effettivamente devo dire, io ripeto, non voglio fare colpe, non voglio dare, non voglio, non mi sto accanendo contro l'utente che mi ha detto questa cosa, ci mancherebbe pure, però voglio anche dimostrare, diciamo, con i fatti che purtroppo il dire, ma c'era chi preferisce, cioè, c'era chi preferiva quando eri più variegato, quando in realtà si era tre persone in croce che nemmeno le guardano, a momenti non le guardano più nemmeno le mie live. Raga, mi sembra un po' una cavolata, intendiamoci. Ripeto, ma ripeto, raga, è una mia opinione, è una mia opinione personale, capitevi? Mamma mia, raga, sono stanco morto. Per il resto, raga, che dire? Se questo piccolo video considerazioni vi è piaciuto, vi ricordo di lasciarmi un like e un commento. Iscrivetevi al canale, commentate e condividete. Noi ci rivediamo domani, giovedì, che giovedì, noi ci rivediamo domani con la consueta live. Io comunque in questi giorni cercherò comunque pure di caricare qualche video extra, cercherò di fare qualche video più nello specifico. E che dire, ragazzi, se per il resto io che dire, vi saluto, vi ringrazio ancora una volta chi segue i miei video, chi segue le mie live. E niente, noi ci rivediamo alla prossima.